Milan, Leao è una panchina che pesa, cosa c'è dietro la sua esclusione? L'azione più pericolosa dell'intera partita rossonera l'ha disegnata lui, e allora la domanda che già aveva agitato il popolo milanista prima del match diventa ancora più ingombrante una volta che il match è finito, perché Leao fra i 13 in panca invece che fra gli 11 in campo? Una specie di sgradevole scioglilingua che genera mal di pancia. Malumori e aumenta la pressione della piazza rossonera sull'allenatore. Ho scelto di giocare con due punte vicine e per queste caratteristiche credo che Origi e Giroud siano meglio. Rafa sarà molto utile a partita in corso, aveva detto Pioli pochi minuti prima del fischio d'inizio. Decisione tattica, quindi, sebbene in questi giorni da Milanello filtrino con una certa forza motivazioni più di carattere fisico. Insomma, Rafa ha la batteria a terra, ma il ragionamento che fanno tutti è comunque soltanto questo: uno come Leao il derby lo deve giocare sempre, anche su una gamba sola. Con questa siamo alla seconda esclusione di fila, dopo quella col Sassuolo, e la cosa inizia ad assumere una certa rilevanza perché in questo Milan che arranca si perde e sprofonda sempre più giù non sono molti i giocatori capaci di spaccare una partita, di inventarsi qualcosa. Basta pensare alla crisi di Tonali, che gioca con l'affanno e sbaglia palloni elementari. O a Hernandez, che ormai da parecchie settimane è un mistero al limite dell'insondabile. O a Giroud, tornato anche lui a pezzi dal mondiale, che non riesce a stoppare un pallone facile in area e manda al macero l'unica vera azione offensiva. Sì, proprio quell'azione di cui parlavamo prima inventata da Leao. Cose che fino a un paio di mesi fa era normale vedere. E che adesso si contano miseramente sulle dita di una mano. Rafa è entrato e chissà cosa pensava in quel momento. Forse ha un allenatore con cui non è più in sintonia come prima, o forse ha un Milan sul quale è lecito farsi domande in chiave futura. Leao ha dato una manata a Barella e si è preso il giallo, ha chiesto a Teo di servirlo e a Tonali di assisterlo. Ha messo Giroud nelle condizioni di segnare, ma a essere segnata in realtà c'era solo una partita che il Milan ha provato a giocare a 20 minuti dalla fine. Dopo un primo tempo desolante e imbarazzante. Certo, Rafa non è sicuramente in un periodo di grande scioltezza. Ma resta difficile pensare che non sarebbe stato utile nella prima parte di gara. Al termine della quale Pioli ha difesa la sua decisione, Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Rafa deve stare attivo tutta la partita ed è un giocatore su cui puntiamo tanto. Le scelte che ho fatto sono le migliori per ciò che ho visto durante la settimana, lui non ha le caratteristiche per due punte vicine in verticale. Un'esclusione, quindi, a cui il tecnico stava pensando già da diversi giorni e non una sorpresa dell'ultima ora. Il problema più grande, semmai, sono le alternative, la prestazione di Origi racconta che ora come ora il belga non è in grado di giocare titolare. A prescindere dal sistema di gioco.